Potero, che ore sono? Non lo so, è la braviola del vino. Che bestione. Oh, che ora mi fai lavorare? Facciamo... Non si vede. Metti a fuoco! L'1.36. Vabbè, è l'orario migliore per lavorare. Ma puoi abbassare un po', Tony, che sennò poi non mi fanno guadagnare YouTube. Dov'è la musica? Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora? Minchia, fanno sfocato, Tony. Sì, figo. È 1.8. Sono più bello. Dai, ma non esageriamo. Allora, cosa stiamo combinando? Allora, dopo una bella cenetta. Sobria, leggera, sobria, tranquilla. Leggera, 2 chili di carne. 4 litri di vino. Tu lavori sul Ducatone e io lavoro sul Jimmy. Io sto già lavorando così, ho 2 mani, le sto usando entrambi. Quindi... posso smontare il paraurti se vuoi, 2 fari. Tira giù i fari, i paraurti. Ok. Nel frattempo io faccio lo spurgo al Jimmy. Cosa dobbiamo fare? Perché il signor Ghidone è qua? Perché ovviamente ogni volta che deve fare un viaggetto. Viaggettino. Si inventa qualche modifica. Non l'ho detto dove vado, cioè lo sanno tutti, però non l'ho detto, quindi non viaggetto. Lo dire. Viaggetto. 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 Quindi dobbiamo fare qualche modifica strutturale, aggiungere 2 ruote motrici. Sì, che sarà mai? No. Come quelli che dicono, ma perché non vai da Antonio, te lo puoi fare 4x4 e che sarà mai? Diciamo, tutto è possibile, ma non è fattibile. Beh, quando la gente mi dice, ma tutto si può fare, Antonio dice così. Sì. Tempo e soldi. Tanti soldi. Non mi hai mai detto che non si può fare qualcosa. Non sono neanche i soldi, è il tempo che è manca. È il tempo, vabbè. No, adesso dobbiamo sistemare i fari. Gli mettiamo 2 tiranti giusto per stabilizzare. Ma non una L come dicevamo, dici che non basta. Ma adesso vedo, da qua così. Mm-hmm. Perché questi ballano leggermente. Sulla distanza, perché esatto. Qua non te ne accorgi, là sì. Che sono strade lunghe. Ma ti ho detto, non spoilerare. Ma mica ho detto dopo. La generalizzazione non deve squillerare. Esatto. Anche qua la strada è lentissima. Comunque sulla lunga distanza vibrano un po'. Tanto poco. Essendo comunque abbastanza in profondità lo senti. Fossero dei fari molto più aperti. Lo senti o lo vedi? Lo vedo. Okay. Comunque da qua ho pensato di fargli 2 tirantini. Ok. Che tra l'altro è come fanno su. Esatto. Non ci stiamo inventando nulla di nuovo. Però che gli tolgono questo movimento qua che possono fare. Che leggero, fare. Diciamo che se non ci sono buche non si sentono. Poi vabbè, fanno un po'. 200-300 metri di lunghezza, esatto, lo vedi. Esatto. Quindi noi andiamo sempre, cerchiamo di migliorare ovviamente dopo ogni modifica, test, certo. Poi andiamo a mettere l'altra barra sotto. Che è qua. Dovrò bucarti il radiatore perché sennò non ci sta. Ah, dettagli. Ma sì, poi al massimo. Costa niente, sarà mai. Non fa nulla e poi basta. A posto. No. Più o meno. Poi dobbiamo aggiungere una barra dietro. Ah, solo 4 faretti, che saranno mai? Dare dei faretti di retro. E... Tanto quella che sarà un pezzo di un tubo. Di, ma sì, il tubo di idraulico. Idraulico, sì, zincato. A posto. Con 2 gomiti. No, qua ci sono. No, se ti serve però il disegno lì che dicevamo di Luca, ha detto che lui... Sì, quello volentieri, perché mi servirebbe anche per fare il portapacchi al mio Ducato. Ok, perfetto, uniamo 2 cose. Quindi lì andrai a fare una struttura per attaccare 4 faretti, giusto? Esatto, solo che c'è la veranda che è veramente sporgente. Hai visto, però piuttosto quelli si mettono un po' più centrali, tipo 1-2, 1-2. Sì, 2 centrali. No, nel senso, non troppo laterali. No, possiamo arrivare inclinati, ma non di 45, capisci? Poi se lì farà un po' di ombra, così. Vabbè, lì cioè farà ombra per forza perché c'è il tendalino. Se vuoi segare il tendalino, ma... Anche no. Mi sembra il caso. Poi cambiamo il cuscinetto ruota. Giusto. Quello che non abbiamo ancora cambiato, giusto per... Non si sa mai. Sai com'è. Una testina del braccio a sospensione. Poi lo provi, mi dici quali sono anche i giochi, che magari è quello, ma magari no. Quindi... No, ma è quello. Però... L'avevamo già visto prima che partissi per la Sardegna. Sì, sì. E poi, vabbè, guarnizioni. Le guarnizioni, che vabbè, quelle tubi sono... Tubi gasolio, che avevamo già fatto un accrocchio. Tubi gasolio d'emergenza. Che costano poco da Fiat, pagati come oro. E poi basta. Cosa dobbiamo fare ancora? Posto. 4 giorni di lavoro, via. La cosa più veloce è mettere 2 faretti dietro. Che sarà mai? 4 viti e via. Piantate nel tetto. E boh. Allora, adesso andiamo a lavorare. Va bene. Mi fa anche lavorare. Minchia. Ti ricordi per caso, boh, 20, 21? Vabbè, stai lavorando veramente?
Mi dici di farlo. Diciamo... Allora, qua era 19. Allora, però togli prima le cose, stacchiamo il cellulare. Dentro la truccatura per dormire, non sì. Ma... dovevo scrivere in cellulare di posto. Allora, adesso che l'hai entro sgancia già il connettore, così poi lo trovi. Meno 0,3. Sì, perché era un po' sovraesposta. Ricordati che in linea di massima è sempre meglio sottoesporre e poi alzare piuttosto che sovraesporre e poi recuperare. Tipo ora sono meno 0,3. Minchia che sfocato potente. Allora, sto registrando con Sony A7S3 con il 14-1.8. Che fa uno sfocato fighissimo. Io sono... Come si accende già la luce qua? Tastino lì a... No? Luce accesa e fa uno sfocato della Madonna. Tipo qua, boh, cioè paura. C'è un po' di distorsione forse, però è anche... c'è anche da considerare che un 14 sono a F2.2, quindi super sfocato. Smonto l'altra luce. Qui c'è una Torx da... Che cazzo è qua? Come si chiama? 30? Insomma, 30. Allora. Vedi, è la struttura che flette, perché giustamente prende poco qua sotto. Certo. Perché noi l'avevamo fatta per dei fari più piccoli, questi certo. Qui hanno un appoggio anche molto più grosso. Leggero. Esatto. Sì, sì, sì. Quindi secondo me se noi andiamo a irrobustire questa parte qua, tipo, anziché fare l'attacco centrale, gli facessimo l'attacco laterale, quindi che va a lavorare... Ah, due attacchi. Sugli angoli. Questo qua non fa più questo lavoro. Quindi una specie di... Sì. Sì, triangolo. Ci inventiamo qualcosa e quello lo... Sì, sì, sì. Che ne allarghiamo, so, facciamo, sì, 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 una U tipo. Sì, sì, qualcosa sì. Di... Perché vedi che è la struttura del faro che flette alla fine. Certo. Perché sia qua, laterale qua non che... si muove, sì, vedi? Sì, 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 sì. Quindi è normale che quando prendi i buchi questo qua è pesante. Qua, poi il fascio qua è molto non profondo, hai appoggio e certo. Di conseguenza... Il fascio profondo, quindi ogni minima, esatto. Minima vibrazione fa tanto. Tipo mettendo... Una piastrina da mezzo centimetro qua sotto, avvitata in questi due fori e poi avvitarla lì, nel foro centrale, senza, per non modificare troppe cose. Fare una prova... E vedere se flette ancora. Certo. Perché irrobustirla qua sotto, in modo che faccia meno... Ma non è tanto lì che flette. Perché vedi, adesso io spingo abbastanza forte. Ma guarda che è una vibrazione, cioè non pensare che... No, no, ma infatti sto dicendo... Così, è la luce, non è che dà così fastidio. Questo qua secondo me fa così. Bravissimo. Questo però qua immaginati un fascio di luce che può fare 700 metri, esatto. Cioè tu lo... Secondo vedi. Me è perché qua sotto è vuoto. E di conseguenza sì, se sì, sì. Il faro pesa, che ne so, mezzo chilo, dico minchia. Sì. E prende solo in 3 centimetri di... Certo. Sì, sì, non fa... come dovrebbe. Le, ovviamente la flessione c'è, certo. Però se noi vi facciamo una piastrina qua sotto, imbullonata in questi due fori, e poi vai a pizzicare tutto, sì, la flessione così non la fa più perché ha quella piastrina lì che non è 3 mm. Però allargando fuori. Anche la base qua c'è cioè tipo il punto da... va a scaricare anche o no? In realtà no. Tu dici di no?
In realtà no, perché poi cosa succede? Qua diventa imbullonato. Uh-huh. Imbullonato, quindi è come se noi andassimo a allargare la base, okay, perché diventa tutto pezzo unico. Okay. E vedi, non ti fa più questo lavoro, perché qui non sale più. Voilà! Je suis fait! È molto più spessa. Ups. Ma so che un modo lo trovi per schiaffarcela dentro. Tolgo la barra così vedo un po'. Ah, ma tolgo questo. Ah, ok. Vuoi provare prima a metterla? Ma no, toglierla tutta, tanto poi cosa facciamo? Cerchiamo di montare questa sulla barra nuova. Ah, ok, così i punti d'attacco sono gli stessi. In teoria sì. Allora, questa qua si usa così. Così? Bravo. Così avviti. Così. Ce l'hai anche. Però dietro gli devi mettere la fissa. Perché sennò balla. Perché sennò sei tutta. Ed è sempre una 14. 13 sempre. Ah, ecco. Non ci sono 13. Allora andiamo a casa. Per quello. Per quello la 14. Cioè. Come faccio a inserirla che qua c'è la barra da sopra, giustamente. No, perché me l'aveva fatto un mio amico, a mio cugino. Micchezza, mio cugino qua. Perché era già così. Che ma da così vicino non sfuoca? No. Perché la distanza minima di messa a fuoco è molto bassa. Guarda, impara come si salda, va. Ah, così? Rip. Voilà. Allora, questa la metto sul mio Ducato. A posto. Aspetta, scusami, ma se... Cioè, se riuscissimo così... Andiamo fuori con la griglia. Però, vabbè, facciamo una roba. Montiamogli le stelle. Così vediamo. Allora, fai ordine sul banco. Questo qua lo mettiamo. E cosa facciamo? Smontiamo le altre staffe, le appoggiamo qua e vediamo dove rimangono. E ci mettiamo il muso davanti. E appoggiamo il muso. Okay. Cerchiamo intanto di capire. Capire, fare dei segni. Esatto. Sì. Così da lì vediamo se girare le staffe oppure se lasciarle così e fare delle staffe nuove. Certo.
Ah, ma zio cane, è troppo lungo. Ci sta un piccolo problema. Ci sta un piccolo problema, Antonio. Ecco, volevi venire a vedere? L'attacco sta lontano. Sta lontano, quindi dobbiamo girare la piastra. Cioè, così farà una piastra nuova lunga. Però prima di fare questa nuova, allora, attacchi bene o male dovrebbero andare bene, ovviamente andranno poi fatti due fori nuovi più o meno qua e qua, bisognerà fare l'attacco perché due anni fa, tre anni fa avevo fatto una roba un po' a mio cugino e niente, poi la barra a led nuova c'è, questa è quella nuova, questa è quella vecchia. E diciamo che il suo lavoro l'ha fatto. Allora, non ci crederete, ma ma dai! Allora, raga, oh, ma è strabruciato, non si vede l'ora. Ah, sì, ora sì. Sono le 3:44. Questo sta andando a fare la rapina. Questa è una tossica, quest'altro anche è scappato dall'officina. Tony, ma che orari fai? Minchia, adesso scrivo al tuo, di notte. Scrivo al tuo datore di lavoro. Minchia, veramente. Si maltratta. Boh, per oggi abbiamo fatto un cazzo. Dai, abbiamo ancora 4 ore per dormire e poi ripartiamo. Va bene. Tanto ormai... A tra poco, direi. Che mi metti ansia questo coso grosso davanti. Questo o... Ma tutte e due, diciamo. Sì. Ti piace, Tony? Minchia, sembra un pistolone. Poi te lo presto, dai.